Eccoci ragazzi, buonasera, buon fine settimana con Mau qui, nella cucina di Londra, a fare intestini di maiale. In sardo si chiamano buddottoli. Cosa abbiamo fatto? Li abbiamo lavati bene, sotto l'acqua corrente, poi messi a bollire per 15 minuti con sale, io ci ho messo peperoncino, della salvia, un po' di spezie. Poi li fate raffreddare per bene. Da questa parte abbiamo una pentola, mettiamo a rosolare la cipolla, è un'altra ricetta questa, faremo anche la trippa, un piatto di nuovo tradizionale in Sardegna. Allora, mentre la cipolla rosola qua, qui facciamo riscaldare dell'olio e tagliamo a pezzettini gli intestini. Prendiamo uno a uno, e li facciamo, possibilmente andrebbero messi sotto la griglia, sotto una bella padella di ferro, sul barbecue e fatti arrostire, ma siccome siamo in casa non siamo organizzati alla grande. Allora ragazzi, oggi è una domenica un po' così, perché il Cagliari è stato sconfitto malamente dall'Internazionale e purtroppo è andata così. Ecco qua, continuiamo a tagliare i nostri intestini, ne ho preso un filetto e cuciniamo un pochino ora. Ecco qua, un assaggino. D'altra parte la cipolla continua a rosolare, facciamo un bel sugo di pomodoro per la nostra trippa. È un prodotto squisito, costa poco ed è molto buono. Mettiamo un pochino oggi e un pochino domani per non sprecare. Bene. Allora, la mia cipolla rosola bene con un pizzico d'aglio. Ecco qua ragazzi, facciamo rosolare bene. Se avete la bistecchiera è meglio. Allora continuiamo qui, aggiungiamo un po' di basilico. Allora, con la trippa ci vuole la menta. Ragazzi, la menta non ce ne ho, quindi metterò del basilico. Ecco qua, le ciuffi di basilico. Via. Facciamo ingiallire la cipolla e nel frattempo risciacquiamo la nostra trippa. One second. Okay.
Dan, Rich, I may show you later, Dan. Allora, fiamma alta per la nostra salsa. Facciamo sì che non si attacchi il nostro intestino di maiale. Facciamo cuocere un pochettino, senza esagerare. Si è ingiallita, ingiallita la cipolla, perché è troppo sale, anche qui un pochino di sale, aggiungiamo il pomodoro, ecco qua, una scatola di salati. Poco poco acqua, un goccino e facciamo cucinare velocemente. Ecco qua, se lo girate di tanto così non si attacca. Eccoli qua, ragazzi, gli intestini di maiale sono una squisitezza unica. Queste sono tanti pezzetti, come i pezzetti dei gol mancati oggi, un po' dall'Inter, un po' dal Cagliari. Pazienza, pazienza, ragazzi. Vabbè. Ecco qui ragazzi la nostra trippa, la tagliamo a fettine. Ecco, adesso sposto la fiamma qui che è più facile. Organizziamoci un po', un attimino. Prepariamo la nostra trippa, uno spettacolo unico. Thank you.
eccoci qua con i nostri intestini, stanno cuocendo pian piano. Nel tempo abbiamo fatto il sughetto, adesso andiamo ad aggiungere la trippa, ci metto un pochino d'olio, ecco qua, e siamo a cavallo, va bene? Adesso risciacquiamo la trippa. Ragazzi, continuiamo qui con i nostri intestini, il budotolus, la salsetta sta asciugando, siamo quasi pronti ad aggiungere la trippa. Adesso un attimino, bisogna armarci, c'è poco da fare, bisogna armarci di padella in ferro, la riscaldiamo. Si asciuga. Allora, benvenuto Antonello, saluti a Gina, ciao Nando, eccoci qua, abbiamo fatto i budottoli, intestini di maiale, li ho fatti bollire 15 minuti, poi li metto un po' sulla padella di ferro e poi la trippa, sugo al pomodoro, basilico, cipolla e aglio semplice, poi aggiungiamo la trippa e il formaggio alla fine. Hey guys, this is the intestine of pig. Clean, boiling water 15 minutes, and then you know, add some sage, chilies, peppers, a bit of herbs. Then you drain it. You pass in the pot for 5 minutes like this, and then in an iron pot to finish off. Okay.
pot is warming up. Okay, sauce is becoming dense. I just add a touch of water, yeah? Now, a couple of more minutes, I add my tripe. Okay? Guys, this is my tripe, sliced and washed. Ready to go. Okay. Okay, once my pot is hot, has to be very hot, I put my budottoli in. Okay, there we go. I can start with the thingy. Right, so get some. There we go, you see? Nice and hot. Open up. Excuse me. I'm messing about. Let it go, don't touch it. Now we look after the tripe. Slowly, I put it inside. Papa, yeah. Are you making dinner? Yeah, tripe. Yeah. Va bene ragazzi, la trippa la vedi con amico caro di Cagliari, Franco, Francolino. Bene. Si va matto. Ok, facciamo cuocere per bene i nostri intestini, diamo la gelatina alla nostra trippa, facciamo cuocere appena si riscalda a fuoco lento. Bene ragazzi, è uno spettacolo unico. Ok? Allora, dobbiamo fare spazio qui. Noi cagliaritani non siamo capaci a stare senza cucinare col vino, quindi aggiungiamo un pochettino di vino bianco che vado a versare qui. Ecco qua ragazzi, un bel bicchiere di bianco che andiamo a assaggiare. Squisito. Ne aggiungiamo un pochino sulla trippa e un pochino sui budottoli. Così. Faccio un misto. Bene. Allora, li proviamo a rigirare verso questi. Vedete, stanno proprio... è uno spettacolo, ragazzi. Va bene? Bisogna che schiaccio le finestre a casa mia, altrimenti sono guai. Ecco qua, la trippa sta andando a sobbollire. Vi faccio vedere gli intestini, ragazzi, sono buonissimi, un profumo unico. La trippa avrà bisogno di qualche minuto in più. Facciamo ritirare tutto, facciamo evaporare il vino. Ok, tanto non si può usare, non si può finire il vino, io non si può usare. Allora. Yeah, bye.
it's gonna be windy. Go to the roof of Spanish again. Please, thanks. Okay. Thank you. What's the name of the baby? Is it the name of the baby? Yeah, yeah, okay. Okay, go now. Go now, I call you anything. No, no, no. Go now, Danny. Go now, please. Ok, allora ragazzi, tonnello, classica sarda, ricetta sarda, i tiburdottoli, è uno spettacolo ragazzi, uno spettacolo. Qui facciamo evaporare il vino, adesso uso una posata perché insomma le carni si avvicinano, non è che non succede niente, questo è spettacolo. Allora ho speso 7,50 sterline per la trippa e 6 sterline per gli intestini, non va, non è male. Ecco qua, diamo un pochino di tempo la trippa. Ecco, utilizziamo il pecorino, o meglio un grana qua. Ecco qua, attivare. Abbondanza. Ecco qua, ragazzi, una bella frittata di formaggio. E ci siamo quasi, va bene? Allora mescoliamo bene. Facciamo evaporare il vino ed è fatto. Adesso gli aggiungo un po' il resto degli intestini. Ecco qua. Piano piano. Ecco qua, il vino ormai evaporato, lo aggiungiamo. Ecco qua, fatto. Richiudiamo un po', ci vuole un po' di passione qui ragazzi. Voi che avete il caminetto a Cagliari potete farlo un pochino meglio. Qua, girati nel formaggio. Ci siamo. Come in. Just a couple of minutes, please. Okay. I can't hear you. Just 1 minute, please. Fateli scuocere bene, ragazzi. What do you want? Sorry? Close your door. Ecco qua, magari avreste dovuto aspettare qualche minuto in più prima di aggiungere il formaggio, ma non fa niente. Eccoci qua ragazzi. Adesso dovete proprio far colorare sotto la piastra molto calda e ci siamo.
Che vi devo dire, ragazzi? Facciamo un piccolo brindisi col vino bianco oggi. Vino sardo dalle cantine di Laerru, provincia di Sassari. Ottimo vino per cucinare. Ecco qua, ragazzi, uno spettacolo. Facciamo andare la nostra trippa, ancora un pochettino. Adesso io la cosa faccio? La tiro fuori. Pian piano. E facciamo asciugare un po' il sugo perché è un po' troppo acquoso. Ecco qua, cosa ne pensate, ragazzi? Questo è l'anticaglie, quando perdiamo è una tristezza, ragazzi. Ha fatto una bella partita ma purtroppo non basta, stanno sotto attacchi nel finale, purtroppo una vergogna. Ecco qua, allora ragazzi, qui ci siamo quasi, io tra poco faccio un assaggino. Ecco qua, ancora un attimino, il piatto pronto. Ok, allora faccio evaporare un attimino il vino da qui, altro sorsetto. E poi si assaggia. Ecco qua il mio piatto. Forchetta, coltello, e ci siamo. Sì. È un po' acquoso il sugo, bisogna farlo asciugare. E poi assaggiamo la nostra trippa, eccola qua. Ragazzi, poi la rimettiamo dentro un paio di minuti, è fatto. Molto un po' di sugo qua, ecco qua, questo si deve quasi bruciacchiare, giusto? Sì, che bontà. Aspettare un attimino, ragazzi, adesso io spengo la fiamma qui, facciamo raffreddare un attimo e assaggiamo. Hey guys, pig intestine washed, boiled 50 minutes with spices like chili, sage, pepper, whatever you got. Then you drain it, let it cool down, and then you roast in a pan. You can pass it with some olive oil and white wine in a pot for a couple of minutes, then you put it on the pan to finish off, until it gets nicely brown. Almost there, yeah? Nearly there. Now switch off my pan, just waiting for my sauce to drain a little bit, to dry off, to liquid, okay? I need to wait a couple of minutes.
Eccoci qua ragazzi col vino di Sardegna, lo travasiamo. Qua, seconda bottiglia. Qui ragazzi siamo quasi pronti all'assaggio. Facciamo asciugare ancora un pochino il sugo e siamo a cavallo. Eccoci qua, bottiglia di vino bianco. Guys, try it with tomato sauce, in a tomato sauce of onions, garlic, bay leaves, no, pardon, basil, and white wine. Normally the trap is pre-cooked, so you buy the, yeah, but it will take only a couple of minutes to cook. So I had a glass of wine, so I'm letting the wine to absorb, to evaporate, and on this side my intestine just boil 15 minutes, the herbs, drain, let cool down, and then fry in an iron pot on the grill, on the barbecue. Let's taste it now. Okay, with the bag, the most important thing is now taste and see what it's like. Okay, here we go. This is the first time I cook this in England. It's a typical Sardinian recipe, this one. Bit of wine, cheers. I will have it with some bread, but now I'm gonna taste it. Delicious. Guys, you haven't got a clue. Wow, number one. They are a little bit chewy, but this is the way they're supposed to be, okay? Buonissimo, ragazzi. Che vedevo. Siamo diventati bravi. C'è ancora molto liquido. Eh sì, lo devo far proprio assorbire, altrimenti non va bene. Quindi ancora qualche minutino e siamo a cavallo. Nel frattempo ci assaggiamo i nostri budottoli. Buonissimi. Costano poco e sono buoni. Grande. Dopo facciamo assaggiare alla moglie, vediamo un po' cosa dice, perché ci vuole la cavia, ragazzi, la cavia. A parte mia sono buonissimi.
Holly, you want to try this? Come, quick. Where are you? Come. Tell me if it's good. What is it? Is it good or not? Think. Just thinking. Stop pensando, eh? I can't chew it. Is it nice or not? I can't chew it. You don't have to chew it, just eat it. Oh my god. Dice che non riesce a masticare. Questa cosa, ho visto, è buona. Oh, ho fatto un casino. Buonissima, ragazzi. Ah! Non lo so. You like it or no? No. Se no, non gli piace. Come si dice a Cagliari? Pigare uno baracco. Ci doveva pudere. Here we go. Ragazzi, qui ho fatto delle lenticchie. La mattina, buonissime. Però facciamo asciugare un po' la salsa qui. Il vino l'avrei dovuto mettere all'inizio, non fa niente, dai. Brindisino, leggero, leggero. E mangiamoci i nostri budottoli. Ci vuole il pane, eh? Ora prendiamo un pezzo di pane. Ci serviamo perché il piatto è buono. Questo è un piccolo snack per me. Ecco qua. Pane, logicamente, sempre il pane. Ecco qua. Diabetico, da buon diabetico, pane integrale. Qui, carissimi, buonissimo. E mangiamo, uno e due. Spettacolo unico. La salsa si asciuga pian piano. Aggiungo ancora un pochino d'olio. Assaggiamo per il sale. Un altro pizzichino di sale. Poco poco. E godiamoci i nostri budottoli. Hey guys. Number one. They are crunchy. Top. I will do them again. E vabbè ragazzi. Adesso si asciugherà la salsa. E vi devo dire. Adesso anche a due li mangio. È buono. Che buoni, che buoni. Pezzettino di pane. Ecco qua. Guarda che bello che è. Questo non l'ho fatto io, comprato. Mangiamoci i nostri budottoli. Sta venendo una fame. Che ne so. Questo Cagliari, ragazzi, oggi
stava facendo un signor partitone, ma purtroppo l'Inter, con quei campioni che ha, ci ha battuto. E che vuoi fare? Pazienza. Pazienza. Ecco qua ragazzi. Asciugare bene la salsa, quasi, ci siamo quasi, eh? Questi sono così buoni che io continuo a mangiarli. Può fare un assaggino invece. Eccoci qua ragazzi, ho dato un colpo d'occhio ai risultati, la Roma batte il Bologna 5-1 nel primo tempo, mamma mia, poi succede? L'Atalanta è in vantaggio sulla Fiorentina, vabbè, bella squadra l'Atalanta, c'è da fare i complimenti. Ecco qua ragazzi, il mio sughetto si sta asciugando. Ho messo la padella sbagliata, di sicuro. E ragazzi, il Napoli perde con la Samp. Ehi, io sono un super tifoso di Ranieri, ex allenatore del Cagliari Calcio. Logicamente passato anni in Inghilterra, quindi come me, un grande guerriero. Ecco qua ragazzi, ci siamo quasi lì, assaggino da questa parte, pane e budottoli. Spettacolo. Invece qui ho corso un po' troppo. Il vino si mette all'inizio con le cipolle, non si fa evaporare. E vabbè. Un goccetto. Poi ci guardiamo i secondi tempi e ciccia. Sta proprio venendo su, sta asciugando bene. Cerchiamo proprio di asciugare le. Ecco qua. Un sugo molto acquoso, quindi lo devo far restringere.
Allora ragazzi, ho lavato delle foglie di basilico, ne aggiungo delle altre. È un ulteriore profumo. Ok ragazzi, cesemo, sta asciugando bene la salsa, ve lo devo far vedere, no? E poi rigiriamo tutto ed il gioco è fatto. Qui ci siamo gustati i nostri cestini, tutto buono. Siamo? Si deve asciugare ragazzi, si deve asciugare, troppo liquido. Diamo una spranzatina qua. Mau vi ringrazia, fate circolare il video, ve ne sarò grato. Hi guys, share the video, it's always nice. We try to be on YouTube as well at some point, ma not quite yet. Can see there is more and more sauce coming off. There we go. Definitely, we need a touch of wine. To digest, to enjoy a meal, light white wine from Sardinia. Okay. Hopefully, the sauce is ready now. Hey guys. Eccoci qua, pronti al secondo tempo ragazzi, io mi guardo a preferenza Napoli-Samp,
sperando di avere una bella partita. Allora, ancora un attimino e aggiungiamo, si deve addensare la salsa, giusto? Per chi fosse arrivato ora, ecco qui i budottoli, buonissimi, uno spettacolo unico. Ecco qua, si asciuga la mia salsa. Un cin cin. E di nuovo, per il mio amico Francolino, la trippa al pomodoro. Cin cin. Spettacolo. Allora. Ecco qua. Facciamo addensare bene la salsa. Mettiamo un po' in ordine. Per ancora un po'. Ecco qua ragazzi, la nostra bottiglia. Ecco qua, adesso sta proprio asciugando per bene. Sta proprio addensando ora la salsa. Right. Ci siamo ragazzi, e non vuole asciugare la salsa. Eccoci qui, mi dà il suo tempo. Si sta disperdendo il calore, la pentola è troppo grande. E vabbè, forse andava meglio lì, anzi, non ci ho pensato. Un attimino. Mettiamola qua, forse cucina un pochino meno, non lo so, vediamo un po', sto diventando matto, non asciuga mai. Carissimo Albino, benvenuto, peccato Albino, non ce l'abbiamo fatta, e che ti devo dire, forza Cagliari comunque sia, sempre, sempre, alle Gasteddu. Albino, ti ho fatto i budottoli oggi, va bene? Bolliti 15 minuti con delle spezie, fatti raffreddare bene, rosolati col del vino bianco e poi sotto la piastra di ferro. Sono
secondo me straordinario. Poi ho fatto la trippa, adesso sta asciugando un po' il sugo, ci ho messo del vino bianco, cipolla, aglio, tanto basilico e poi la trippa tagliata a fettine che ho fatto già cuocere poco poco. Adesso la, come si asciuga bene la salsa, fra un attimino, mescoliamo tutto e il gioco è fatto. Forza Cagliari, Albi, porca miseria. Barellino ci ha fregato, eh. Ah, Barellino, Barellino. Te de pisfaio. Ha fatto il suo dovere, un professionista. Non fa niente. Non fa niente. Non fa niente. Porca miseria. Abbiamo fatto una signora partita e ci hanno fregato. Ci hanno fregato. Sono scesi sotto porta. Tre azioni, tre gol. Boom, mortus. Vabbè. Forza Cagliari, si è messi bene lo stesso. Io non sono il calciatore che vorrei, non lo sono mai stato, per via delle fratture e gli incidenti stradali. Però, insomma, sono uno del pallone, al 100%. Forza Cagliari, forza Cagliari. Sì, bella domenica. E allora, per farmi passare il malumore, subito in cucina. Sono sceso giù dal macellaio di domenica e ho preso la trippa e i budotoli. Via. Sono buonissimi, eh? Ho mangiato il pane integrale, il vino sardo bianco oggi. Spettacolo, veramente spettacolo. Adesso fra un attimino aggiungiamo la trippa. Eh sì, sta asciugando bene il sugo. E poi siamo a cavallo, ragazzi. Ragazzi. Questa è la cucina di Mau, a Guda Manera, per passarci l'ora, mangiare qualche piatto, è tutto lì. Qualcuno pensa io sono un cuoco, che lo faccio per mestiere, ma non è così. Altro che, ecco ragazzi, il sugato si asciuga, il vino bianco evapora, alla grande. Sento degli odori qui stupendi. Assaggiamo il sale, per il sale. Vabbè. Vedete ancora i miei budotoli sono caldi, ma buoni ragazzi. Qua del pane integrale, Albi, alla grande. Ah. Ecco qua, adesso possiamo aggiungere pian piano la nostra trippa. La riportiamo dentro. Molto gentilmente. Ecco qua. Tre minutini e siamo a posto. Adesso nel sottofondo c'è il Napoli, il Samp. Mi sa che la Samp continua a attaccare alla grande. Ho fatto qualche errore, questa ricetta, ma non fa niente, non fa niente, ragazzi. Non fa niente. Ecco qua, adesso vi faccio vedere anche dei pesciolini che oggi ripulito dallo squame, dall'interiore, e li cuciamo però un altro momento. Dopo ci aggiungerò dell'aglio, prezzemolo, sale. Ecco qui ragazzi, delle signore mormore. Adesso gli mettiamo un po' di sale e dopo ci mettiamo delle spezie. Sento candreva, candreva. Un po' di sale. Sono belle, sono belle queste mormore. Le rimettiamo in frigo, dopo ci faccio appunto un po' d'aglio e prezzemolo.
Se non vuoi fare i pesci oggi. Vediamo un po'. Allora ragazzi, adesso ci vuole il tocco finale. Per voi che avete aspettato, ve lo faccio vedere. Pomodori secchi. Ne mettiamo 2 o 3. 1, 2 e 3. Anzi, 4. Via. Allora ragazzi, c'è anche ho messo anche due belle spruzzate di parmigiano o pecorino saldo, quello che avete. Lasciamolo asciugare un altro pochino e spegniamo il fuoco. C'è un profumo bestiale, ragazzi. Che ne dice Albino? Antonello? Nando? Va bene così? Speriamo. Faccio un brindisi alla Sardegna, agli amici italiani, a tutti quanti. Un abbraccio forte da Mau, Buonissimo. Ragazzi, ha pareggiato il Napoli. Gattuso. Gattuso. Ma bella, sta facendo una bella figura. Facciamola asciugare. Non dobbiamo sfaldare la trippa, ragazzi. L'ho fatta cuocere pochi minuti. Ho fatto un errore, ho fatto il sugo troppo liquido all'inizio. E vabbè. Adesso ci metterei anche un tocchetto di burro. Ragazzi, un tocchetto di burro per finire. Spettacolare, ragazzi. Ecco qua, ma ci metto un tocchetto di burro, non troppo grande, un po' zero. Facciamo asciugare di nuovo, girare piano piano, mi raccomando, non si deve sfarinare la trippa, altrimenti sono guai. Ecco qua, è sul tempo di fare squagliare il burro, proprio un paio di minuti adesso. E siamo a posto. Non posso fare altro che fare un brindisino. Io bevo un goccino, non è che ci si sfessa. Spettacolo, buono questo vino. Ecco qua ragazzi, si sta addensando la salsa, ragazzi, il sapore dei pomodori secchi, c'è il basilico, le cipolle, l'aglio, il formaggio, un pezzettino di burro, il vino bianco di Sardegna. Che bontà ragazzi, che bontà. Comprato a prezzo
bassissimo, non ne avete idea. Qui in Inghilterra avrei pagato 3 volte tanto. Ecco qua, sta asciugando bene. Poi la facciamo raffreddare e la mangiamo tranquillamente domani se vogliamo, non c'è freddo, assorbe tutti i sapori. Ecco qua. Vabbè, ecco qua. Un attimino ancora e siamo a cavallo. Devo logicamente testimoniare che il piatto è buono, quindi prepariamo un piatto. Eccoci qua ragazzi, sta proprio asciugando bene la mia salsa, uno spettacolo ragazzi, uno spettacolo. Che vi devo dire? Faccio vedere le lenticchie? Facciamo vedere le lenticchie qua, che sono uno splendore anche loro. Allora, queste le ho fatte bollire per bene, per un'oretta. E poi ho rosolato a parte dell'olio, delle spezie indiane come il cumino, il coriandolo, della mostarda, i semini, no? Peperoncino, aglio e poi una cosina del genere, molto buona. Trasferiamo nel piatto. Questa l'ho già assaggiata stamattina. L'ho fatta stamattina, non è che... E ci passiamo la domenica così. Se non fosse per la partita del Cagliari sarei felicissimo. Avrei bevuto anche un altro bicchiere di vino, guarda. E invece mi hanno deluso in parte, solo in parte. Non fa niente. Allora ragazzi, ci siamo. Vediamo un po', ecco qua, si sta asciugando, prendiamo un piatto, prendo una ciotola, ne mettiamo un pochettino qua, giusto per un assaggio. Ecco qua, pezzo di pane, eccoci qua ragazzi. Allora, questa è la trippa di Mau, guys, tripe with tomato sauce, parmesan o pecorino cheese, plenty, you know, plenty, a touch of butter, salt, I've been putting in chili today, dry tomatoes, plenty bay leaves, sorry, plenty basil, here we go, you know, use extra virgin oil if you have it, otherwise sunflower oil, you know, it doesn't hurt anybody. Sunflower oil from the supermarket. Here we go. I think it's a top dish, but now I want to taste it with a sip of wine and let you know if it's good. I'm very honest. When it's not good, I just tell people. Here we go. Pork. Let's wait 1 second because it's a bit too hot. Nel sottofondo ragazzi, il Napoli ha preso un palo. E vabbè. La schedina non l'ho giocata. Quindi non muore nessuno. Spettacolo ragazzi, sta asciugando bene. Pronti l'assaggio qui. È un po' caldo, bisogna aspettare un secondo. Ragazzi, formidabile.
fa il sapore del, del formaggio, è una cosa unica, unica, unica ragazzi. Bacon 7, assaggino, che spettacolo. Ragazzi, il tempo dei saluti, Mau vi abbraccia forte, grazie per la compagnia, condividete, commentate, ditemi quello che volete, non mi offendo, non mi offendo se la gente non è caffona, quando sono dei maleducati, arrivederci e grazie, spariscono, spariscono, c'è gente ignorante purtroppo, e vabbè, ciao ragazzi, un bacione da Mau, bella Sardegna. Adiós.